amici di Rally Dreamer, solitamente, quando si pensa alla Valtellina, viene in mente l'idea di una valle un po' fuori dal mondo, circondata com'è da montagne che sembrano tagliarla fuori dai centri urbani, nei quali, si immagina, pulsa la vita e si fa la vera storia. In passato non è stato certamente così. Infatti, la catena alpina non è mai stata una barriera divisoria fra popoli e culture, ma piuttosto, tutti gli storici lo riconoscono, un ponte, una cerniera che ha facilitato contatti, confronti, commerci. Per questo la Valtellina è così ricca di segni e monumenti di una storia che l'ha vista terra di incontro, ma anche scontro fra culture, religioni ed eserciti. Per la Valchiavenna, poi, basti il nome, dal latino clavis, chiave, cioè nodo di comunicazione fra la pianura padana e il mondo germanico. Ma adesso andiamo a visitare una città che ci ha già ospitato più volte. Stiamo parlando di Sondrio. La città di Sondrio ha origini longobarde, anche se nel suo territorio sono state ritrovate testimonianze preistoriche e dell'età romana. Come tutta la Valtellina, in epoca romana, il territorio di Sondrio appartenne al municipio di Como. Fu luogo di rifugio per i fuggiaschi, soprattutto dalla Val Padana, i quali portarono nuove conoscenze tecniche più perfezionate per la coltivazione della terra e per la lavorazione del legno, della lana, delle pietre e dei metalli. La 64esima edizione del Rally Coppa Valtellina è andato in scena all'ultimo atto della Coppa Rally in zona. Anche in questa edizione l'elenco partenti ha sfiorato numeri a tre cifre. 98 infatti sono stati gli equipaggi resi idonei al via dalle verifiche tecniche e sportive. Due i giorni di gara, tre le prove speciali da ripetersi due volte, per un totale di 53 km e 300 metri. Nella giornata del sabato, l'attrice principale è stata la prova di Berbenno. 7 km e 100 metri di asfalto tortuoso, reso ancora più difficile dalle condizioni atmosferiche non favorevoli, da ripetersi due volte. Nel primo passaggio, il più veloce è stato Philippe Marès, che con il tempo di 5 minuti 33 secondi e 9 decimi ha messo la sua Skoda Fabia davanti a tutti. Dietro, staccato di soli 1 secondo e 5 decimi, Guerra, che non si è fatto intimidire. Mentre Marco Gianesini è terzo, con un ritardo di 2 secondi e 7 decimi. Dopo il primo parco assistenza si torna a ripetere la Berbenno e la storia si ripete. Marès quasi fotocopia il suo tempo precedente. Secondo è ancora Guerra e terzo Gianesini, che in questo passaggio perde qualche secondo in più con un distacco di 4 secondi e un decimo. Ma prima di entrare nel lungo parco chiuso notturno, arriva la notizia di una penalità data a Guerra. 30 secondi da aggiungere al suo tempo totale. Le fatiche del sabato si concludono con una classifica strettissima, che vede il portacolori della Repubblica Ceca, Philippe Marès, primeggiare con 6 secondi e 8 decimi di vantaggio su Marco Gianesini. Domenica mattina si comincia con la prova di Tirano e i colpi di scena non mancano. Mentre Marco Gianesini si mette in cattedra e va a vincere la prova, dietro di lui accade di tutto. Marès fora e perde 12 secondi, mentre Bondioni va a sbattere, provocando la sospensione della prova. Guerra non perde lo spirito combattivo ed è secondo con 5 secondi e 3 decimi, mentre terzo è Marco Silva. Primo passaggio anche sulla prova di Teglio. Marès si lega stretto nel sedile della sua Skoda Fabia, pronto a rischiare più del necessario per recuperare la vetta della classifica messa in discussione dalla foratura precedente. E ci riesce, andando a vincere la prova con 7 secondi e 7 decimi di vantaggio su Gianesini. Guerra continua la sua rimonta ed è di nuovo terzo in prova, a meno di 9 secondi. All'ultimo parco assistenza, Philippe Marès è di nuovo davanti a tutti nella classifica generale, con Marco Gianesini a soli 2 secondi e 3 decimi di distacco e un regolare ma veloce Varisto, terzo, a 18 secondi. Si torna sulla Tirano e Marès dilaga. Ai piani alti della classifica si fa vedere Edoardo Spagnolatti. Secondo passaggio anche sulla Teglio e Marès firma un altro scratch.
Gianesini è ancora il più veloce tra gli inseguitori e dietro di lui si fa vedere per la prima volta anche Luca Fiorenti, terzo con un ritardo di 16 secondi. A Sondrio, nella splendida cornice offerta da Piazza Garibaldi, tutto è pronto per festeggiare il podio di questa difficile ma fantastica gara. È stata una gara molto selettiva, gara dura, rally vero. Dopo 2 anni di assenza per i motivi Covid che tutti conoscono, è con soddisfazione che riportiamo un così alto numero di equipaggi in provincia di Sondrio per la seconda gara più vecchia d'Italia. A noi di Rally Dreamer TV piace dare la giusta e meritata visibilità a tutti i vincitori di ogni classe. Cominciamo da Gino Cerutti e Marco Argentin, che con una Renault Twingo in debito di cavalleria sulle salite del Valtellina hanno comunque conquistato il primato in solitaria della classe R1A. Ancora un Argentin, che seduto sul sedile di sinistra della Renault Twingo condivisa con Ilenia Ossato alle note, ha portato a casa il successo in classe R1 nazionale. Matteo Verona e Veronica Gadaldi erano l'unico equipaggio nella classe Racing Start fino a 1400 cm cubici e sono stati bravi a mantenere la giusta concentrazione fino alla fine. Anche in classe Racing Start Plus fino a 1600 cm cubici non c'è stata lotta per mancanza di avversari per Denis Amonini e Samantha Verona. Nessun riferimento cronometrico anche per i vincitori della classe R1B. Luca Fumagalli e Bruno Rotondaro, bravi a non fare danni alla loro Citroën DS3. Ci sono voluti più di 3 giri di orologio per segnare il vantaggio con cui Dario Bugna e Fabio Treccani hanno vinto la classe Racing Start B fino a 1600 cm cubici. In classe RA5 nazionale Hybrid, la Coppa dei vincitori se la sono portata a casa Giovanni Pelosi e Samantha Grossi. In classe A7, Claudio Rizzato e Andrea Galantucci hanno fatto la voce grossa con la loro Renault Clio Williams, andando a vincere con ampio margine. Fabio Domenico Branchi e Chiara Tripiciano non hanno avuto rivali in una numerosa classe A5. Con una non troppo usuale autovettura per il mondo dei rally, la Porsche GT3, Alberto Sassi e Mirko Mazzini hanno vinto in solitaria la classe RGT, posizionandosi 26esimi assoluti. Nella classe R2B la battaglia è durata fino alla fine, a Luca Oberti e Mattia Soldati, per aggiudicarsi il primato su Peugeot 208. In N3 Massimiliano Nussio e Susi Ghisoni sono stati autori di una gara magistrale e parcheggiando la loro Renault Clio RS in 20esima posizione assoluta. Da incorniciare invece il risultato ottenuto da Davide Trinca Colonel e Carlotta Romano, che con la Citroën Saxo VTS hanno vinto la classe N2, ma soprattutto hanno ottenuto uno straordinario 17esimo posto assoluto. Tra le Peugeot 208 Turbo, quella che si è messa in posa davanti ai fotografi a fine gara per aver vinto la classe R2C era affidata alle sapienti mani di Mirko Giuseppe Farea, navigato da Nicolò Gonella. Moreno Cambiaghi e Luca Guglielmetti sono stati i protagonisti assoluti della classe R3C, portando ad un soffio dalla top 10 la loro Renault Clio. Che dire, ce lo aspettavamo? Ci hanno abituato a questi risultati? No, forse è meglio dire che Manuel Bracchi e Nicola Doglio ancora una volta sono stati fantastici, aggiudicandosi la classe A6 e scalando la classifica assoluta fino alla casella numero 10. Primi di classe Super 1600, primi tra le due ruote motrici e ottavi assoluti. Questo è il risultato ottenuto da Nicola Cianfanelli e Jacopo Innocenti. E adesso è arrivato il momento di andare a festeggiare il podio di questa 64esima edizione del Rally Coppa Valtellina. Vincitori assoluti e autori di una gara quasi perfetta, con 5 prove vinte su 6, Philippe Marès e Radovan Buča su Skoda Fabia. La gara era valida per il CRZ e l'equipaggio vincitore batteva bandiera ceca. Questo ha fatto sì che i secondi classificati, Marco Gianesini e Sabrina Fai, siano risultati i primi nella classifica di Coppa Rally di zona,
Sentiamoli ai nostri microfoni. Sì, è stata una gara durissima fin dall'inizio, prove bellissime, ma gara molto selettiva. Mares era imprendibile, l'ha dimostrato nei due giorni di gare. Diciamo che è brutto per dire ci accontentiamo del secondo posto, perché non è assolutamente vero, anzi sono contentissimo, lui era su un altro pianeta. Terzi assoluti e secondi di CRZ, Marco Giuseppe Silva e Maurizio Vitali su Skoda Fabia. Era molto difficile, di conseguenza abbiamo aspettato fino alla fine, abbiamo tenuto un passo costante e ha pagato. Quarti assoluti e terzi sul podio virtuale del CRZ, Edoardo Spagnolatti e Roberta Franzoni, anche loro su Skoda Fabia. Tutto sommato eravamo partiti bene, poi abbiamo combinato qualche disastro mettendoci un po' del mio e poi abbiamo avuto tanta fortuna e sulle ultime due prove ce l'abbiamo fatta a dimostrare qualcosina e siamo arrivati quarti. Con questa gara si chiudono le ostilità per il Coppa Rally anche in zona 2, dove per quanto riguarda la classifica assoluta hanno acquisito diritto alla finale che si disputerà a fine ottobre al Rally Città di Modena Andrea Spataro, Jordan Brocchi e Stefano Beccega.